La responsabilità sanitaria dopo la legge Gelli è stata al centro del convegno annuale delle donne giuriste italiane, sezione dell'Aquila, nello splendido scenario del convento di San Domenico. Sul tavolo gli aspetti penalistici e medico-legali della riforma, ma anche quelli civilistici, contabili e assicurativi. La responsabilità sanitaria trova una disciplina più organica sia in tutti i suoi aspetti, quelli penalistici, quelli civilistici e in più per quanto riguarda le azioni della Corte dei Conti. Per quanto riguarda il paziente e i parenti del paziente, adesso è possibile l'azione diretta, per cui chiedere direttamente il risarcimento davanti all'assicurazione, come funziona per l'RC auto. Per cui nell'intento del legislatore c'è quello di avere un risarcimento certo e in tempi più rapidi. La sicurezza del malato, ma anche la tranquillità del medico stesso, passi importanti con questa riforma ne sono stati fatti, come assicura la dottoressa Patrizia Masciovecchio. Questa nuova legge è una legge molto complessa, però ha un grandissimo obiettivo e un grandissimo merito, quella di coniugare, di riportare il paziente al centro delle cure e di attenuare in qualche modo, almeno ci prova, la responsabilità penale e modificare la responsabilità civile del medico per far sì che il medico anche si trovi in una situazione, diciamo, meno osservata, meno stressata nello svolgere la sua attività professionale. Il merito più grande comunque di questa legge, oltre a queste modifiche giurisprudenziali, è quello di aver spinto molto sulla sicurezza delle cure, obbligando le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le regioni, ad istituire dei centri di gestione del rischio clinico finalizzati non tanto al risarcimento quanto alla prevenzione del danno, quindi ad evitare che nell'ambito di strutture complesse come strutture sanitarie possano accadere errori, quindi a individuare gli errori e a gestirli e rimuoverli prima che il danno si realizzi.